Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata. Allora, per prima cosa voglio ringraziare il Piccino, no? Perché senza di lui veramente non ci sarebbe nessun tipo di possibilità di poter fare questi video, perché bisogna essere in due. Tenete anche in considerazione che lui delle moto non ne può fregare di meno, quindi viene proprio per farci un, diciamo così, un favore, ecco. Detto questo, oggi vorrei fare un video che spiega il... Io ho fatto diversi video, no? Allora, in uno dicevo che bisogna spostarsi con il corpo verso appunto l'interno della curva per fare la curva. In un altro video, cioè quello della... nel video quello delle curve strette, invece ho detto di controbilanciare, no? Cioè controbilanciare con il corpo. Ecco, oggi vorrei fare un po' di chiarezza a proposito di questo fatto, di perché ci sono questi due modi diversi di guida, e proprio, diciamo, spiegando la legge della fisica, che diciamo, senza entrare nel merito, perché naturalmente io nomi di queste leggi non le conosco, se qualcuno poi le vuole scrivere qui sotto, ben venga, però io non ne so niente, però so come, diciamo così, come funzionano. Quindi ora vi faccio vedere, spingendo la moto a velocità camminando, le reazioni appunto della moto, e spingendo la moto correndo, la reazione appunto della moto, e del perché quindi anche a differenza di due velocità, di poca velocità da un tipo a quell'altro, cioè da andare al passo e correre, la moto reagisce in modo diverso. Ora lo vediamo più da vicino. Ora si prova praticamente ad andare avanti spingendo la moto, no? A passo d'uomo. Ecco, allora io ora sto spingendo, ecco, come vedete la moto tende subito a chiudersi, no? Facilmente. Ora la riaddrizzo, cerco di tenerla più in equilibrio che posso. Ecco, ora si chiude di là, ecco. Ecco, vedete, è difficile, camminando è difficile tenerla in equilibrio, perché la moto, vedete, tende facilmente a chiudersi, nel senso che a velocità ridotta la moto rimane facilmente, si inclina, vedete? Quindi devo correggere molto l'inclinazione appunto della moto. Ecco, questo è, diciamo così, camminando. Ora facciamo la prova invece correndo. Ecco, questa è la velocità più alta. Ecco, a velocità più alta possiamo vedere che la moto va più dritta, è più facile tenerla dritta. Ora devo fermarla in qualche maniera. Poi quando la moto cala di velocità, naturalmente la moto diventa più difficile da tenere in equilibrio. Come avete visto, quando stavo andando piano, cioè quando stavo camminando, la moto era molto più instabile. Ora, siccome io vi ho detto che bisogna cercare di stare leggeri sul manubrio, quindi quando stiamo andando piano tra i virilli, per esempio, naturalmente non abbiamo bisogno di fare pressione, perché facilmente la moto si chiude, cioè praticamente curva, no? Quindi noi ci possiamo, per rimanere in equilibrio, andiamo da quell'altra parte, controbilanciamo. Invece abbiamo visto correndo, quindi lo scarto non è così grosso, basta la differenza solo da camminare a correre. La moto è molto più stabile, cioè la moto tende ad andare dritta, avete visto? A quel punto lì, per farla curvare, le cose sono due, cioè bisogna sporgersi, bisogna uscire, quindi nello stretto controbilanciare, quando si arriva a una certa velocità, bisogna invece uscire, proprio per far sì che di curvare con il corpo, soprattutto ricordatevi con la testa, perché è la cosa più pesa,
se non basta frenare con il freno posteriore e la curva viene ancora più accentuata. Questo naturalmente, per chi ha visto soltanto questo video qui e non ha visto i precedenti, questo naturalmente vale dove si può vedere da lontano, cioè dove si può gestire, dove si può guidare sulle strade guidate, non certo nel traffico, non certo nelle strade cittadine, dove può succedere di tutto, no? Allora se succede che un cane attraversa, una macchina improvvisamente frena, a quel punto lì naturalmente bisogna agire, no? Per essere più veloci sul manubrio e sperare che appunto l'aderenza della gomma non venga a mancare, anche se viene messa viene stressata, no? Invece se possiamo guidare, possiamo vedere lontano, allora possiamo quindi gestire la cosa, dobbiamo il manubrio essere molto molto leggeri e spostarci con il corpo, quindi basta poco. Se siamo nello stretto, quindi come nel video appunto dei birilli, no? Come nel video appunto delle curve strette, lì basta poco, basta proprio toccarlo leggermente che la moto subito chiude e quindi ci spostiamo dall'altra parte. Quando abbiamo una certa velocità dobbiamo invece spostarci verso l'interno della curva con il corpo, soprattutto con la testa, e per cercare di farla curvare, perché tendenzialmente invece la moto vuole andare dritta. Ok, a questo punto io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Come sempre, se vi è piaciuto questo video mettete un like e se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale. Ciao a tutti, alla prossima settimana.